Bottini Fabrizio, il 5-11-56, a Sacrasciano. Constatevoli che la responsabilità normale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno in gravità e nascondere nulla a quanto è la mia conoscenza. Senta, signor Butini, vuole essere preso dalla televisione lei? No, se è possibile no. Bene. Niente telecamere, per cortesia. Il Ministero, prego. Grazie, Presidente. Signor Butini, lei lavora attualmente? Ha un lavoro? Però sono pensione. C'è la pensione della mamma. C'ha la pensione? Della mamma. Della sua mamma? Sì. Lei ha lavorato in passato? Sì, ho lavorato, sì. Alla Menarini. Che tipo di lavoro faceva? Lavoravo in magazzino. Magazziniero? Sì, magazziniero. Fino a che epoca ha lavorato? Fino ai 90, 11 anni. 11 anni magazziniero. Come mai poi ha smesso? Perché mi sono ammalato e poi la mia moglie è andata via e mi sono ammalato. Sento una cosa, quindi 11 anni fino all'86 quindi ha lavorato lei? Nel 79 fino ai 90. Ha lavorato? Sì. Ah, scusa, ho capito male io. Poi diceva sua moglie, perché lei ha famiglia. Io sono separato. Ripeto. Da quando? Dal 90. Lei conosce Lotti Giancarlo? Sì, io conosco anche Mario Vanni. Per me è una persona per bene. Ma noi infatti le chiediamo come li conosce lei. Quando li ha conosciuti? Cominciamo da Lotti. Mi fa il mio vicino manca, mi fai. Non sono sicuro. Al di là dell'anno, lo conosce da tanto tempo, quando lei era ragazzo, o l'ha conosciuto recentemente? No, l'ho conosciuto dopo. Cioè, lei era già sposato o no? Quando sì, sposato, sì. Quando si è sposato lei? Nel 81. Nell'81. Il 25 di giugno nel Cancun. L'ha conosciuto il Lotti qualche tempo dopo essersi sposato? No, conosciuto dopo in 90. Capito? E conosciuto ai bar, con gli amici, si prendiamo un caffè. A che bar l'ha conosciuto? Baraduciano, non mi ricordo il nome. Non mi ricordo il nome. Si chiama Luciano lui, il barista. Questo del bar. E questo bar dove si trova? In centrale. A San Casciano. Sì. Lì davanti all'orologio. La piazza dell'orologio? Sì. E a questo bar c'erano sia il Lotti e Vanni, li ha conosciuti insieme o li conosceva da prima? No, li conoscevo io. Ha conosciuto prima, se lo ricorda, il Lotti o il Vanni? Fai prima Giancarlo, prima Giancarlo e poi Mario. Prima ha conosciuto Giancarlo e poi Mario? Sì. Il Mario Vanni l'ha conosciuto tramite Giancarlo? Non se lo ricordo. Senta una cosa, e frequentavate anche altri bar oltre quello di Com'è? San Casciano? Frequentavate anche bar diversi da quello di San Casciano? Sì, andavano in bar centrali, andavano da Vittorio, andava. Da Vittorio dove? Sempre a San Casciano. Allora sì, fuori San Casciano siete mai andati? Sì, sono andato anche fuori San Casciano. Ma a mangiare. Mm-hmm. A mangiare. Ricorda anche altri posti? Siamo andati per esempio alla Castendina, a Ragda, a Montespercoli, che a Montespercoli Giancarlo Lotti aveva una zia.
a Monte Specoli, ci portò la zia a parlare. A parlare? A parlare, sì. Senta, siete stati anche in posto. In più Giancarlo Rocchi, sua sorella, a Cerbaia. Così le diceva Lotti o l'ha conosciuta? Me anche lui. Capito? Siete stati per caso anche fuori San Casciano, in posti più lontani? Nel Mugello? No. Nel Mugello non siete mai stati? Come? Nel Mugello, a Borgo San Lorenzo siete mai stati? A No. Questo vino. Senta una cosa, e lei guida? Guida la macchina? Guidavo. Ma quando andavate fuori con il Lotti, guidava lui e andavate con la macchina del Lotti o con la sua? No, allora quando conosci il Lotti, la macchina non ce l'avevo più. Lei, Lotti ce l'aveva? Il Lotti sì, ce l'aveva. Che macchina aveva? C'aveva il 121 rosso e uno beige, mi pare. E uno? Beige. È capitato che andavate fuori lei e il Lotti soltanto? Una volta sono andati per esempio a Luce Rossa, al cinema, Luce Rossa. Al cinema a Luce Rossa? Sì, io e Giancarlo. A Firenze? Al cinema in Italia, via Nazionale. Via Nazionale? Sì. Io le chiedevo anche, è capitato poi che vi siete trattenuti da soli in macchina? No, questo non mai. Questo mai? No. E l'idea, la proposta... Siamo stati a mangiare alla cantina di nonno, sempre a Casciano. Senta una cosa, di chi fu l'idea di andare a vedere il film a Luci Rosso? Suo o di Giancarlo? L'idea di Giancarlo. L'idea fu di Giancarlo? Sì, fu di Giancarlo. Mi disse che veniva un mese sulla vicina. Andiamo, io vengo a Dai. Senta un'ultima cosa ancora. Lei le è mai capitato di assistere a litigi fra Vanni e Lotti? No, litigi no. Ha saputo da qualcuno nel caso positivo? Ho saputo che Giancarlo un giorno si è incavolato e disse vicino al Banchi Vittorio, sempre centrale San Casciano, gli disse: se parlo io salvo il fermo. Cioè, gli disse a Mario Vanni. Lotti disse a Mario Vanni: se parlo io tu stai più fermo. Sì. Questo davanti al bar. Lo sentivo lì. Da chi? Io non c'ero. Lei non c'era. Da io chi? Non c'ero. Da chi l'ha sentito dire? Chi era che gliel'ha detto? Quelle persone. Che erano lì nel bar. Sì. Quando è avvenuto questo fatto? Quando l'hanno riferito a lei innanzitutto? Quando l'ha sentito? Allora che preciso. Senta una cosa, il proprietario del bar, di questo bar, sa chi era? Banchi Vittorio. Si chiamava Vittorio? Sì, Vittorio. E lei sa se era presente questo Vittorio? Uno si chiama, ma sono due fratelli. Uno si chiama Mario e uno Marco. E il bar però si chiama Vittorio perché è il nome di un altro, che non esiste. Del nuovo kebabbo. Ah, del vecchio proprietario. Senta una cosa, e sa qual era il motivo per cui Lotti disse questo? Questo io non lo so. Senta, circa il carattere di Lotti,
cosa ci può dire, come l'ha conosciuto lei? Avete mai avuto fra voi litigi? Era un tipo... Ah, io fra me e Giancarlo? Sì. Per me è stata una persona per bene. Un amico? Un amico, è stato un amico, come è stato Mario Vanni. Però con... Sono stato a mangiare qua e là, ci siamo divertiti e basta. Lei mai sa se Giancarlo aveva rapporti con donne, con prostitute? Sì, Giancarlo si aveva la Filippa e la Gabriella. Lo diceva lui o le ha conosciute anche lei? Me lo diceva lui a me, me lo diceva lui a me e poi lo sapevo. Perché questa Filippa gli telefonava tutti i sabati. Gli telefonava tutti i sabati? Sì, sì, sì. Sia la Filippa o la Gabriella. Gli telefonava e lui una volta... che suonato e andavo a lei, insomma. Capito. Senta, nelle queste gite o queste volte in cui andavate a bere o a mangiare, c'era anche qualche altra persona amica di Lotti, diversa da Vanni? Sì, c'è stata anche persone. Ci può indicare qualcuno? C'è stato il Pesce, ma una persona è morta però lui. Pacciani è mai venuto con voi? No, il Pacciani io mai visto. Mai visto addirittura? Mai. In San Casciano non è mai capitato a Mercatale di vederlo? Io ho visto una volta sola. Ha visto, già si va una volta. Ora, ah, l'ultima volta, ora sarà 3 mesi in meno. Prima non l'aveva mai visto? No, io non l'avevo mai visto. Sa se... in bar, sempre da Vittorio, e prendeva il caffè con una persona... Ora se ne è un po' di solito borghese o... Ma questo recentemente o in passato? No, sono 3 mesi che è mio. Lei sa se Lotti e Vanni conoscevano il Pacciani indipendentemente da lei? No, questo qui non mi ha mai parlato. Senta, lei ha detto che fra queste persone c'era anche un tedesco, amico di Giancarlo. Sì, c'era il tedesco, sì. Che veniva a fare merenda c'era con la sua madre, lui. Una jeep con la propria moglie. Chi è questo tedesco? Che praticamente Giancarlo le stava accomando a casa sua. In Germania sei tedesco? Sì, in Germania, sì. Ma chi sì. era questo tedesco? Che rapporti aveva con Giancarlo? Lei dice era amico... Giancarlo c'aveva che buoni rapporti con lui. Io non c'avevo confidenza con lui, con questo tedesco. Questo tedesco aveva, conosceva, c'era anche Vanni quando c'era questo tedesco? Sì, 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 a voglia. Ricorda come si chiama questo tedesco? Mi fai Amundsen, mi fai. Amundsen? Sì, sì. E c'era anche la moglie? Sì, la moglie, sì, e la mamma. La mamma di chi? La mamma di questo tedesco. Ho capito. E come mai era amico di Giancarlo e di Vanni, lo sa? Questo era mio. Conoscevo dopo io prima conoscevo mia. Questo era una persona che loro conoscevano da prima, sia Vanni che Lotti. Così ha capito lei? Io penso che sì. Da prima, cioè in passato. Non sa dire da quando. Non so. Sa che mestiere faceva questo signore? Chi? Che lavoro faceva questo signore? Tedesco? Il tedesco? Sì. No, non so mica che fa. Ma cosa ci faceva a San Casciano? Io so che penso che lui ha che soldi. C'ha una jeep, c'ha un'altra macchina, macchina. Ma dove abitava questo tedesco? Eh? Dove abitava? Quando era a San Casciano? Non so mica come andava. Non so. Lei l'ha visto personalmente con loro? Senta, scusi, buongiorno, sono l'avvocato Colau. Lei aveva un'amicizia con Giancarlo Lotti?
Era amico. Ma aveva anche un affetto nei confronti di Giancarlo? Affetto? Affetto. No. L'affetto si può avere anche nei confronti di un uomo. Finocchio? Io Finocchio sono basta. Io le sto facendo una domanda, se lei nutriva dell'affetto. No, questo vino. Sei amici e basta. Ecco, mi scusi, quando andavate al cinema a luci rosse, no? Siamo stati una volta sola, una volta sola. Una volta sola. Poi faccio fare la domanda, però. Ma quando uscivate, dove andavate? Quando uscivate dal cinema, quando ci si trovavano nei bar. Ha capito? No, dico io, quando avete visto il film a luci rosse. Ah, il film? Sì. Come si venga a Sacasciano? Nel tornare a San Casciano non è che vi siete fermati in una piazzola a commentare il film. No. Bene, grazie. Altre domande? Guardo Pepi. Senta, lei è uscito varie volte con Lotti. Com'è? È uscito varie volte con Lotti. Poche volte? Varie volte. Parecchie volte, poche volte, no, 5 volte, 10, no, 20. Normale. Sì, normale mi dice poco, scusi, Butini. Sì. Cioè, avete spesso andavate fuori insieme? Con Mario Vanni anche. Sì, io le sto chiedendo, con Lotti, siete andati fuori parecchie volte oppure sì, no? Sì. Senta, quando andavate fuori con il Lotti, e il Lotti aveva disponibilità di denaro? Che da volte si faceva pagare la benzina da noi, o da me o da Mario, e diceva datemi 10.000 lire per la benzina perché sennò non mi porto più. Quindi lei non... E dopo piano io infatti ho smesso di essere amico di Giancarlo Occhi e di Mario Vanni. Dicevo, quindi lei non ha mai visto il Lotti con parecchi soldi nelle tasche, nel portafoglio? No, quindi... io non ho visto nulla. Non ha visto nulla. Senta, quando andavate fuori, il Lotti beveva parecchio? Lotti? Sì. E se beveva a cramocchia di vino. Ma questo era, a quanto pare da quello che ha detto lei prima, era solo nel momento in cui andava a fare merenda che beveva in questa maniera? Sì, quindi, anche se andava a fare merenda. Quindi e basta. E lei proprio poi a pranzo? Poi io andavo anche a salire il bar e prendevo un caffè. E quindi beveva parecchio. L'ha visto anche varie volte magari ubriaco oppure no? No, ubriaco no. Giancarlo Bugliano non ha visto io. Senta, ma... E nemmeno Mario Vanni. A lei le risulta che il Lotti avesse tendenze omosessuali? Io questo non lo so. Non lo sa o non le risulta? No, io non lo so. Ma io non dico che Lotti si sia dimostrato nei suoi confronti omosessuale. Se lei sa... come persona nel paese si no, era... io sapevo che aveva questa filippa, questa gabbiella, così usi. Ecco perché... Senta, quando lei... Quando lei ha riferito che Lotti avrebbe minacciato Vanni, lei non era presente, era una voce che ha sentito dire. Ecco. E come mai... E quindi chi gliel'ha detta questa? Lei non lo sa. È un amico mio, ecco, ma era una voce, allora a questo punto una voce così di paese. Il paese parlano, quello di buono, quello di cattivo, quello di così, di cosà. Tra i testi ecco, ma lei a che cosa ricollega questo fatto, questa minaccia? Cioè il Lotti avrebbe minacciato Vanni, di che cosa? Un,
non so, mi vedi che non lo sa. Io non lo so. Bene. Senta, ma lei esclude allora quindi di avere avuto, lei dice di aver avuto con Lotti solo un rapporto di amicizia e basta, sì, niente di più. Sì, amicizia normale. Mm. Normale, senza nessun'altra, non si è mai appartato insieme a Lotti. Non c'è mai stato a casa mia, non c'è bucato nessuno a casa mia. No, dicevo, ma fuori vi siete fermati da qualche no, posto? No. Lo esclude nella maniera più assoluta? No, dico, lo esclude nella maniera più assoluta, cioè lei non si è mai fermato con Lotti in no, qualche no, posto? No. Bene, la ringrazio. Senta un po', qui. Facciamo una domanda più specifica. Il Lotti invece dice, allora io una domanda che faccio a lei, lei confermerà o non confermerà o mi spiegherà meglio, che una volta in via Empolese, se non ricordo male, io vado vicino alla Coop, dietro la Coop di San Casciano, a San Casciano, una sera vi siete appartati in macchina, lei e Lotti, chi lo dice, lui? Lui le dice. E avete avuto un rapporto? Questo non è vero nulla. E pare che sia passato il Pacciano in macchina e vi ha visto. No, queste sono cose vere. Mi spiace. Non è vero? Non è vero. Si è mai fermato in macchina, zona buia, un po' appartato? Non è vero nulla. Non è vero nulla. Bene. Mi spiace, ma questa è una favola. Senta, lei ha visto in possesso Lotti una 128 russa? C'è come gioco? No. Mai, lei ha parlato della 131, ma la 128 la sa? Io mi ricordo il 131 rosso. E un altro beige, me lo ricordo. Come? Quell'altro me lo ricordo. Quello rosso sì. È un rosso sbiadito, un rosso sbiancato. Sì. 128 però, non 131. No, 131. L'ultimo macchina che ne ha uno, c'è ancora il rosso. Va bene. Niente, può andare. Se non ci sono altre domande, nessuna, può andare. Può andare, grazie.